In aula il documento di economia e finanza. Scuola, arrivano i voucher. Le province a un anno dalla legge regionale. Il 13 dicembre il Consiglio regionale ha iniziato l'esame del documento di economia e finanza regionale e ha approvato la delibera che modifica il piano triennale per il diritto allo studio e introduce i voucher per le spese scolastiche. In mattinata l'assessore alla cultura ha svolto una comunicazione sul bando per la scelta del direttore del Museo del Cinema, sulla quale si è aperto un dibattito. Nella pausa dei lavori il vicepresidente del Consiglio e il presidente della Commissione Sanità hanno ricevuto una delegazione dell'Associazione Prima Luce di Torino, che chiede l'istituzione in Piemonte di una casa maternità dove le donne possano scegliere di partorire. Con l'assessore regionale alla sanità hanno poi ricevuto la delegazione dell'Associazione di Pubblica Assistenza Croce Amica, i cui 45 dipendenti rischiano il licenziamento dopo la decisione dell'azienda sanitaria Torino 2 di assegnare il servizio di trasporto dei pazienti tramite appalto ad altri soggetti. In chiusura di seduta, infine, il presidente del Consiglio regionale ha ricevuto i rappresentanti delle associazioni CSA, Autismo e Società, Luce per l'Autismo e Fondazione per la Promozione Sociale Onlus, che hanno evidenziato le difficoltà che malati e disabili incontrano quotidianamente nello svolgere le funzioni più elementari. In copertina! Il 13 dicembre il Consiglio regionale ha iniziato l'esame del documento di economia e finanza regionale 2017-2019. Il DEFR, che disegna il quadro di riferimento economico e sociale all'interno del quale opera il bilancio regionale, illustra gli obiettivi e la compatibilità delle risorse. Il documento dovrebbe consentire di coprire nel triennio la pesante situazione di disavanzo, pur mantenendo tra il 2017 e il 2019 il livello dei servizi garantiti nel 2015 e 2016. Dal 1 gennaio 30.000 piemontesi rischiano di non avere più ammortizzatori sociali, sono 200.000 i piemontesi che non hanno più un posto di lavoro e sono ancora in cerca di posti di lavoro. Così come la situazione dei NEET, cioè i giovani sotto i 35 anni, è disastrosa, siamo fra le peggiori regioni italiane. E quindi, per quanto siamo riusciti in questi anni a rimettere i conti in ordine, a mettere in sicurezza la salute nel nostro bilancio pubblico, è ora di interventi più radicali, prima di tutto per difendere il reddito dei nostri lavoratori, ma anche per iniziare a pensare a delle politiche attive per tutti i disoccupati, inoccupati, precariamente occupati di questa regione. È un DEFR con molta poca ambizione e poca strategia per i prossimi anni, improntato a quella che doveva essere l'applicazione della riforma costituzionale, scontato un sì, invece c'è stato un no, la regione avrà molte più responsabilità e dovrebbe avere un po' più di coraggio nel programmare i prossimi anni di attività economico-finanziarie. Il Consiglio regionale ha approvato a larga maggioranza la delibera che introduce i voucher scolastici in sostituzione degli assegni di studio. I voucher permetteranno alle famiglie di avere la disponibilità del contributo regionale prima di effettuare le spese per iscrizione, frequenza, libri, trasporti e attività integrative. Gli importi, in base alle fasce di reddito e ai diversi ordini di scuola, rimarranno gli stessi. Maggiorazioni per gli studenti disabili, per chi ha disturbi di apprendimento e per gli allievi delle scuole superiori dei comuni montani. Per anni le famiglie facevano domanda per avere il rimborso di spese sostenute anni prima e dovevano attendere mesi se non anni prima di vedere concretamente i soldi sul proprio conto. Col provvedimento invece approvato avremo l'erogazione di voucher, quindi le famiglie prima che inizi l'anno scolastico avranno un documento da spendere in esercizi convenzionati, supermercati, librerie o per spese di trasporto rispetto a dei tetti ISEE ragionevoli. Si tratta del tetto di 26.000 euro sotto i quali si avrà diritto ad entrare in graduatoria. La graduatoria peraltro sarà molto semplificata e anche il modulo di domanda sarà molto più semplice rispetto al passato. La delibera oggi approvata ha un aspetto positivo certamente, che è quello dell'introduzione dei voucher, quindi le famiglie non dovranno più attendere il bonifico della Regione Piemonte, ma avranno in mano un pezzo di carta con cui potranno pagare o la retta o l'acquisto di libri, il costo dei pullman o quant'altro. L'aspetto negativo è che questa delibera non è supportata economicamente, per cui ancorché vi sia scritto che hanno diritto a partecipare e ottenere un contributo economico alle famiglie fino a 26.000 euro ISEE, in realtà quest'anno copriremo delle cifre decisamente inferiori perché non sono state stanziate le risorse necessarie.
A poco più di un anno dall'approvazione della legge regionale 23 che ha riordinato le funzioni amministrative di province e città metropolitana in applicazione della legge Delrio, si è tenuto a Palazzo Lascaris un seminario su iniziativa dell'ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa. All'incontro hanno partecipato consiglieri regionali, amministratori locali, rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni sindacali. Questo convegno l'abbiamo pensato e l'abbiamo immaginato quando ovviamente non avevamo ancora chiaro quale sarebbe stato il risultato del referendum. Ci sembrava e ritenevamo, una scelta che abbiamo condiviso come ufficio di presidenza, che fosse necessario verificare qual era lo stato di attuazione della legge 23 e capire anche intanto le prospettive attuative immediate. E poi evidentemente confrontarci anche sulla scorta di quello che sarebbe stato l'esito del 4 dicembre, che ovviamente potevamo immaginare in un modo o nell'altro. Adesso sappiamo che la scelta è andata in una determinata direzione, dobbiamo anche capire come lo strumento legislativo a questo punto segue l'orientamento che è emerso diciamo così, in sede referendaria.